Senti, le rose invece sono la conseguenza del tritolo, nel senso che tu hai anche capito, in seguito a quell'avvenimento, che era il caso, insomma, di sposare Maria, anche se la prima volta che vi siete visti, non sei stato molto galante, perché la prima volta che vi siete visti, la prima parola che l'hai detta è stata spostati. Sì, però io lo racconto anche nel libro. Lei venne a fare la mia assistente e mi venne a trovare poco dopo Monica Vitti, che mi disse: "Guarda che quella ragazza c'ha una voce come la mia, tienla da cura", cioè fece un promo a Maria la Vitti, capito? E qui noi ci siamo sposati il Il 28 28 agosto agosto. del 95. Appunto, vedi che bravo, un uomo che si ricorda Perché perfettamente, ridi? perché se un uomo che si ricorda perfettamente la data di matrimonio è bello, a volte uno può sbagliare, invece tu te la ricordi tutta, bravo, ecco, è un esempio di Ma galantuoio. ve lo ricordo per un motivo, Fabio, perché il 28 agosto è il giorno del mio compleanno, capito? Ecco. Senti, tu dici nel libro che Maria non ti controlla, ti lascia libero, eccetera, che soltanto per i dolci ti dice cosa devi fare, anche perché tu, ho letto quest'estate in un'intervista alla Fumarola su Repubblica, hai detto che una volta a San Giuseppe hai mangiato 24 bignè. No, io molti anni fa a San Giuseppe, giorno che a Roma ci sono i bignè alla crema fritti, insieme a un mio amico in un ristorante di Piazza Campo dei Fiori, io mangiai, non mi ricordo, 16, 18 bignè, roba andai 24. in ospedale. Sì. Per fortuna, non 24 erano, ecco, per fortuna non ci sono andato. Dopodiché, da quando sto con Maria, ci siamo sposati, eccetera, sono sotto stretta sorveglianza, Lo insomma, credo, io ecco. lo credo Sono anche. come Aspetta che c'è Luciana che ti vuole i salutare. vecchi golosi. Luciana Littizzetto che viene a salutare Maurizio. Vieni Luciana. Ciao Lucianina, come stai? Eccola qua la nostra Lucianina. Hai capito Maria che dice che Ciao Luciana. lascia Ciao. Ma libero tranne che è un gesto io d'amore trovo che... per i dolci, capito? No, aspetta che stava parlando lui. Cosa dicevi, Maurizio? Niente. Io no, dicevo che tu sei sempre più brava. Grazie. Cosa vuoi che ti dica? Ma ti Devo pare dire... No, che... non è vero, perché lui non è uno che fa tanti complimenti, Vabbè, no, cosa vuoi che ti Lo dica? so Insomma, bene. una cosa. Ma Se... Maria No, dov'è? La tieni no. legata da qualche parte? Chi? Maria! Ma quest'ora non hai detto che sei... Liberalizziamola, Ma sarà fuori Maria, casa. sto a casa. Ma tu sei a casa, Maria sarà fuori, scusa. Ma Vuoi dove? che Perché chiamo fu? Maria? Ma sì, chiama Maria. Ma è a casa? Ma starà facendo Ma la devo prescisi, chiamare? Ma è a casa Maria, Maurizio? Aspetta un attimo, calma. Maria? Aspetta, Vediamo se c'è, non lo eh. Maria? No, non c'è. Non c'è. Allora, spera. Non c'è. Se non se n'è andata da casa, c'è. Ma come no? Eccola, eccola, vieni, vieni. C'è! Vieni, ecco, c'è Luciana che... Ciao! Come va? Non Non sente? si Sei sente. sorda? Senti, ma che dolcezza questa No, cosa. sei in Eh ritardo. sì, perché il Lo satellite so. maledetto. No, che dolcezza Scusate, questa cosa che tu controlli stavo Maurizio mescolare, sui non dico il dolci. mio, eh. Eccolo, ecco. Ecco. Aspetta, dice che tu mi controlli sui dolci, eh? E mi Sì di... che lo controllo. Però dice Maurizio che non ce n'è più bisogno, Dillo, dillo. sostanzialmente. Non ce n'è più bisogno, dice Maurizio ormai, no? No, ma è una rompipalle. No, no, lei mi Allora controlla comunque, Fabio. ma non è giusto, Maria, scusa. Devi sapere che lui adesso è in un regime di dieta fissato da una nutrizionista. Questa Che inferno. nutrizionista però con lui va a patti. Dove va? Sì, ma lui A va a patti, patti con lei. sì? Va a E patti. qual è il patto? E lui Eh?
avrebbe diritto a un pochettino di gelato. Ancora questo. Allora. Adesso aspetta, stai zitto un secondo. Adesso ti faccio vedere. Ti faccio vedere il poco gelato. Cioè? Se la telecamera mi segue. No, giriamo a casa di Costanzo. Poco gelato che lui mangia. Sì. Fateci vedere, seguite Maria. Ah, guarda. Seguite Maria. Guarda, seguite Maria. No. Vi faccio vedere il poco gelato. No, ma che spia allora, che sei. Sei veramente una merda. No. Uno. No. Ma un frigo solo per il gelato. Tre. Quattro. No, no. Fabio. Questo è il suo gelato. Fabio. Maurizio. Quelle scatole. Sono vuote, no? No, no. Fabio, no, no. Di quelle scatole che mi riguarda ce n'è una sola. Le altre sono per non Maria è vero, non è e le vero, sue amiche. Non inizia. Ce n'è una sola. Allora, e quello lui... non è un gelato, è una pantomima di gelato. Perché? Perché non c'è lo zucchero. È un sorbetto, capito? E i sorbetti il sorbetto di è una rottura di palle, a quest'ora si può dire, ecco. Ciao! Oh, ci siamo liberati! Quali Dai, sono? Quali sono? Casa di Anello. Quali sono i gusti preferiti? Maurizio, quali sarebbero i gusti preferiti? Il mio è il cioccolato. La signora De Filippi va dalla castagna al cocco al limone. Io il cioccolato, chiaro? Ecco. Allora. Lo vedi infatti che lui è una vittima, no? Io sono una vittima. Vedi che è magrissimo. Sì, no? Sì, io sono un vecchio goloso che è capitato con una che mi tiene a stecche, però per carità. Tenendomi a stecchetto mi ha fatto arrivare a una età veneranda, quindi ti bullizza Maurizio, ti bullizza. Va bene, senti Maria, mi bullizza? Pochettino, no, un po' mi bullizza, Lucia, diciamo la verità. È così. Non mi rivolgo ad Amnesty International, però ecco. Ma la devi mandare all'assemblea di condominio, che così te le togli dal piede. Ma sono peggio di noi. Poi, ma almeno noi non siamo sposati. È vero, non siamo sposati, è vero. Però, Maria, senti, però, come dice nel libro, tu sei le rose, rappresenti nella sua vita le rose. Guarda che è una dichiarazione d'amore fantastica questo libro. Posso dire una cosa? Vedi che non mi fa parlare. No, lei rappresenta la donna più importante che io abbia incontrato. Ecco, vedi. Quando siamo sposati, io ho detto... Io ho detto, tu sei la donna nella cui mano vorrei morire. Per ora non è successo. Madonna, quando però... sarà, voglio morire nella sua mano. Sì, noi facciamo gli scongiuri intanto. Dimmi Maria, dimmi. Sì, sì, te preoccupare. Dunque, prima quando ti sei collegato, no? Sì? A un certo punto hai detto, perché dopo l'attentato lui, in modo romantico, eri molto romantico, quando hai detto dopo l'attentato lui ha pensato che questa donna dovesse sposarla, no? Sì. Ti voglio dire che Maurizio si è sposato come io bevo il caffè. Cioè? E quindi non è che per lui sposarsi, beh, sarebbe stato terzo io matrimonio. Mi sono sposato quattro volte, quindi non è perché che ho per fatto lui... la prova per tre volte di quella che andava bene, alla fine ho incontrato lei. Sì, però la sua richiesta di matrimonio era, diciamo che c'era abbastanza abituato, non è stata, diciamo, come quella... di Filippa, che insomma è stata particolarmente sudata, no? La sua, insomma, è una domanda che faceva spesso. Bene. Io, ma che domanda che facevo spesso? Bene, allora, io... Vabbè, che bella coppia. Che bella coppia, io direi. Complimenti. Complimenti. A voi. E grazie per essere stati qui. Noi vi lasciamo soli perché abbiamo intuito che la serata sarà molto intensa fra voi due. Stasera gelato, sì. Stasera gelato, Maurizio. Dai. Ricorda il libro, il tritolo delle rose. No, io ce l'ho, grazie, lo so qua. Fabio, grazie Luciano. Ciao, Mondadori, continuate voi, il tritolo delle rose.